torna l'orienteering su Rai Sport, grazie alla FISU, la Federazione dello Sport con cartina e bussola all'aria aperta, e torna da una terra bella, anzi bellissima, la Calabria. Siamo in provincia di Cosenza, per la precisione, nell'Alto Tirreno Cosentino, un'area che si estende in pochi chilometri tra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Marino Riviera dei Cedri, per il Calabria Orienteering 2019. Bentrovati allora dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarieti, come sempre qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, bentrovati. Qui siamo nella splendida Calabria, come giustamente anticipato. Due tipi di gare molto diverse, centro cittadino molto complicato, ricco di saliscendi e di scalini, e poi ci si sposta in una bella foresta. Abbiamo visto e stiamo anche vedendo in questo momento zona questa dove si praticano molti sport di mare, ma anche mountain bike, rafting nei torrenti interni, ed ora anche l'orientamento, ovviamente, perché è sbarcata la FISO da queste parti e quindi anche si è dato vita al Calabria Orienteering 2019. Ma andiamo subito con il prologo da Scalea, Calabria Orienteering 2019, evento che ha visto cimentarsi atleti appassionati di orienteering provenienti da tutta Europa. È stato organizzato dalla polisportiva Valle Argentino del presidente Angelo Napolitano, col coinvolgimento a vario titolo di numerosi enti e comuni della zona. C'erano tante gare, due quelle di Coppa Italia. Questo è un simpatico prologo, un modo semplice per fare l'orienteering. I concorrenti arrivano sul punto e si fotografano, ma ne parliamo dopo. Il benvenuto del territorio spetta a Angelo Napolitano. Sì, con piacere, benvenuti in Calabria, benvenuti in Riviera dei Cedri, benvenuti nel Parco Nazionale del Pollino. Siamo pronti per partire con questa esperienza fantastica, Sprint Race Tour nello splendido borgo di Orso Marso, la long distance a Saracena, ai piani di Masistro e Novacco. Territorio che ha anche gastronomia e eccellenze come i cedri. Ma il cedro è solo uno dei tanti prodotti di questo territorio che stiamo facendo provare, faremo provare ai partecipanti a questo evento. Tanto altro ancora da scoprire. Caratteristiche della sprint di oggi qui a Orso Marso. La sprint di oggi è molto tecnica, perché questo paese è molto intrigato dal punto di vista di vie e di scalette, quindi che ho cercato di mettere che tanti punti, varie scelte, il tracciato e di tutte le categorie sicuramente. Tutti questi scalini rischiano di annebbiare la mente dei concorrenti? Io penso proprio di sì, poi anche il primo caldo, quindi penso che verrà che una gara molto tecnica. Da Orso Marso allora si comincia, Pietro. Sì, si comincia da Orso Marso. Volevo chiudere la parentesi aperta in precedenza, il foto orienteering, una simpatica trovata degli organizzatori per permettere ai partecipanti in modo semplice di organizzare una piccola gara di riscaldamento, perché Scalea, come dice il nome stesso, è una città ricca di scaline, così come Orso Marso. Quindi tanto entusiasmo anche, mi pare, da parte degli organizzatori per il Calabria Orienteering 2019. Beh, no? Direi proprio di sì, e questa polisportiva Valle Argentino si sono lanciati con questa scommessa. Loro credono molto nello sport, oltre al già citato rafting e la mountain bike, hanno organizzato i campionati italiani junior di scacchi e poi l'arrampicata, quindi offrono veramente un'offerta molto ampia per lo sportivo. Samuele Curzio in quadrato, Polisportiva Masi, un'offerta molto varia per quanto riguarda gli sport in questa zona, ricco anche il programma della prima edizione di questo evento che ha unito vacanza e sport outdoor per quanto concerne le gare di Coppa Italia, due le prove, lo ricordavamo, gare che hanno fatto registrare la presenza di oltre 200 atleti provenienti da 11 regioni italiane in rappresentanza di oltre 60 società sportive. In quel territorio nazionale era ben coperto, no? Sì, era ben coperto, e qua vediamo uno specialista come Alessio Tenani. Lui sicuramente apprezzerà questo tipo di gara, lui che è uno molto veloce di pensiero e di gambe. Vedremo se lo metteranno in difficoltà, non ti nascondo che è sicuramente il favorito numero uno. Allora, questa è la Sprint Race Tour, quarta prova di Coppa Italia, ci sarà poi una long distance, quinta prova della Coppa Nazionale nei boschi di Piani di Novacco
e Masisto col supporto del comune di Saracena, e qui siamo già in pieno sviluppo per quanto riguarda la prova sprint proprio con Alessio Tenani, Polisportiva Masi, che sta dando fondo a tutte le sue energie per cercare di aggiudicarsela questa prova, come sottolineavi tu Pietro, sicuramente uno degli atleti da tenere sotto osservazione quest'oggi. Ancora Polisportiva Masi, abbiamo visto in questo caso invece Barbara Giuganino, Polisportiva Besanese, che sta affrontando questi vicoli, queste scale, questo groviglio di stradine, che non è poi così semplice, no, da affrontare in questo caso. Per niente, come vedi alcuni posti, alcune lanterne sono situate in posti proprio quasi nascosti, ed è, sta lì proprio l'abilità del concorrente. Qua invece Viola Zagonel, che tra le donne è sicuramente la favorita. Come hai notato, la Polisportiva Masi ha una grande tradizione in quella che è la disciplina delle sprint. Loro vengono da Bologna, anche se Viola Zagonel è una trentina, però grazie ad Alessio Tenani si sono specializzati molto proprio nella disciplina veloce dell'orienteering. Quindi Pietro, queste scalinate che mettono fin dall'inizio a dura prova i polpacci dei concorrenti e delle concorrenti, qui Anna Caglio, Polisportiva Besanese, anche lei, e anche il gran caldo però che c'è in questa zona e che comunque insomma mette a dura prova anche quello i concorrenti. Sicuramente sì, è un altro di quei fattori che vanno un pochino a togliere la lucidità dalla mente degli atleti. Veniamo qua da una fase di maltempo e adesso si è aperta in pieno la stagione, si superavano abbondantemente i 30 gradi, anche se devo dire che la notte si dorme molto bene in Calabria. Assolutamente sì, e tra l'altro ricordiamo che è una gara piuttosto lunga, bisogna mantenere la concentrazione per tutti i 27 punti di gara, tanti ne erano stati predisposti dai tracciatori per questa quarta prova della Coppa Italia. Chi è riuscito ad anticipare più possibile le scelte in questa gara calabrese ha sicuramente portato a casa una buona prova. Certo, questa è Francesca Taufer, lei è una ragazza che potrebbe fare molto bene in questa gara perché è anche la campione italiana in carica, si è laureata campionessa italiana lo scorso anno in Puglia a Martina Franca, quindi una campionessa italiana è di diritto nell'elenco delle grandi favorite. Assolutamente d'accordo, Francesca Taufer, allora Unione Sportiva Primiero, l'abbiamo detto più volte parlando e commentando l'Orientinic, sicuramente una delle culle che ospiterà prossimamente anche alcune gare. Viola Zagonel, Francesca Taufer, e qui stiamo procedendo all'unisono, ci stiamo dirigendo già verso la zona del traguardo. Viola Zagonel, come sottolineavi tu, sicuramente una delle favorite per questa gara. Come vedi qua Viola Zagonel ha raggiunto Francesca Taufer, quindi ha guadagnato un certo margine, viaggia con una, diciamo così, una certa sicurezza. In questo momento possiamo affermare che è prima quasi tutti gli intertempi, procedono a paiate. Vedi che qua siamo proprio anche nella parte alta del paese, sono veramente affaticate, vedo una Francesca Taufer che sta dando fondo a tutte le sue energie, qua si piegano addirittura in avanti, diciamo che qui forse è proprio per aiutarsi al massimo. Qua siamo già di ritorno dalla punzona. Assolutamente. Viola Zagonel, Francesca Taufer, con la Zagonel, come sottolineava il nostro Pietro Ilarieti, che nel frattempo ha già raggiunto la Taufer e quindi viaggia con un buon margine. Qui anche un po' di panorama della zona, ancora le telecamere che inquadrano Taufer e Zagonel, poi Samuele Tait, Gronlight Orienteering Team, che sta controllando la cartina. Qua le scelte devono essere veramente veloci per capire cosa fare, per capire come farlo al meglio, e ce lo spiegherà anche fra pochissimo in un focus tecnico Alessio Tenani, che spiega proprio le scelte vincenti di questa disciplina. Allora andiamo a sentirci Alessio Tenani. Ci spiega come si effettua una scelta vincente nell'orienteering Alessio Tenani. Allora, una scelta vincente è quella scelta che ci permette di metterci meno tempo. Non è detto che sia quella più corta. In questo caso, con tante scale, con tanti vicoletti, è importante essere anche fluidi, quindi riuscire a correre anche veloce e immaginarci quello che ci aspetteremo dopo. Dove siamo? Siamo al punto spettacolo, che è il numero 18. Andremo al punto numero 19. Che cosa vedi attorno a te? Quali decisioni devi prendere?
Allora, devo scegliere se andare diretto facendo diverse scale e tantissime curve o aggirare la chiesa e prendere il vicoletto sotto. Come dislivello mi sembra molto meglio questa, anche perché il punto è nell'angolo esterno del muro. E la scelta va presa al volo, qui vediamo ancora Alessio Tenani in gara, insomma, scelta decisa quella del Tenani, no? Beh, è un uomo di grandissima esperienza, lui si prepara molto. So che gli atleti prima di arrivare ad una gara studiano anche con Google Maps, guardano che cosa troveranno, provano a entrare in carta. Quindi non c'è solo una preparazione fisica nell'approccio, ma c'è anche una, diciamo, una parte di preparazione a secco. E quindi è importante arrivare preparati mentalmente e fisicamente, come diciamo sempre. Anna Caglio, anche lei molto agguerrita, polisportiva besanese, anche lei inquadrata dalle telecamere in questo momento. Stiamo seguendo la sprint valida come quarta prova di Coppa Italia. Siamo in Calabria, in provincia di Cosenza, nel paese di Orso Marso. La prova disegnata per l'occasione aveva una lunghezza di 2.460 metri con un dislivello di 120 metri. Non tanto dislivello, ma prova sicuramente impegnativa. Ivano Bettega, GS Pavione, anche per lui punzonatura, e poi si scappa verso un'altra lanterna. Lucia Curzio, Polisportiva Masi, tanti concorrenti qui della Polisportiva Masi. Sì, anche Lucia Curzio è stata campionessa italiana a Subiaco qualche anno fa. Adesso ci avviciniamo qui nel centro di Orso Marso, che questa è anche una zona ricca di cultura. Ricordo qua ci sono i percorsi dei monaci basiliani e qua, sempre vicino a Grisolia, troviamo il castagno più vecchio d'Europa che ha 800 anni, quindi una terra proprio che offre tantissimo, anche dei camminamenti che sono stati percorsi dai briganti molti molti anni fa. Remo Madella, intanto polisportiva.nord, una terra che va anche valorizzata proprio e che lo sport in questo caso può sicuramente aiutare a Beh, valorizzare. assolutamente, bisogna anche dire che l'associazione capitanata da Napolitano ha fatto della vacanza sportiva proprio il suo core business, quindi loro organizzano tanti camp in questo territorio che è in grado, come abbiamo visto, di offrire veramente tanto, e per noi è stata una sorpresa assoluta. Arianna Patini con il numero 250, se mi perdo Maniago dal Friuli. Dunque, prima abbiamo visto l'arrivo di Lucia Curzio, ecco qua, comune di Orso Marso, inquadrato anche il cartello, e Samuele Curzio, sempre ovviamente Polisportiva Masi, e aspettiamo Alessio Tenani che andrà ad aggiudicarsi senza problemi questa prova, stessa società ovviamente Polisportiva Masi, la stessa di due Curzio, di Lucia e Samuele Curzio, e qui Francesca Taufer e Anna Caglio affrontano gli ultimi metri della loro gara, e con loro arriva subito anche Viola Zagonella. Alla fine va ad aggiudicarsi la gara sprint calabrese in 16 primi e 0-1 davanti all'altra trentina Martina Palumbo dell'associazione Dilettantistica Trento, che abbiamo visto prima in azione col numero 57, che ha chiuso in 17 primi e 41. Questa invece la classifica al maschile: Alessio Tenani, Samuele Curzio, Samuele Tait, 14:57 il tempo del vincitore, che è il ragazzo della Polisportiva Masi. Vedete qui Zagonel, Palumbo e Taufer, invece la classifica al femminile. Ecco qua, foto di gruppo, e siamo alle immancabili premiazioni. Beh, Tenani poi è uno molto preciso, gara quasi pulita, ma lui sicuramente non sarà pienamente soddisfatto, perché per lui si può sempre fare un pochino meglio. E questo è lo spirito giusto di chi vuole affrontare qualsiasi disciplina sportiva, quindi spirito giusto per Alessio Tenani, Polisportiva Masi, anche nell'Orientini, davanti al piemontese Samuele Curzio e poi il trentino Tait. Ma sentiamo le interviste ai vincitori Alessio Tenani e Viola Zagonella. A Orso Marso, vittoria sprint per Alessio Tenani e Viola Zagonella. Sì, è andata molto bene. La mia gara non è stata perfetta, ho corso bene quasi tutti i punti, erano tanti, tantissimi, 27, e non era facile fare la gara pulita, difficilissimo, con tante scale. È comunque l'Orientini che a me piace. Viola, tanta tecnica ma anche tanta fatica. Eh sì, oggi una gara molto tecnica, però le scale davano un bel filo da torcere. Però dai, molto bella, un bel centro storico che si prestava molto a questo tipo di gare sprint.
Una grande gioia. Certo, sempre. Dunque, il caldo e i dislivelli di Orso Marzo non hanno fermato il bolognese Alessio Tenani e la trentina Viola Zagonel. Qui invece, caro Pietro, siamo in tutt'altro contesto e ci avviciniamo ai piani di Novacco nel Parco del Pollino per la long distance. Sì, Parco del Pollino che è anche famoso per il pino loricato, che è una specie molto rara che cresce e si trova solo qua. Abbiamo lasciato la Riviera dei Cedri, permettimi di dire che il cedro viene considerato come il frutto dell'albero più bello e molto utilizzato nella tradizione israelita, e ad inizio agosto arrivano qua diversi rabbini per selezionare i frutti che sono indispensabili per la festa delle capanne, quindi un frutto veramente prestigioso, arrivano e fanno razzia. Una nota anche culturale, noi intanto andiamo a sentire l'intervista al tracciatore. Francesco Buselli, tracciatore della Long, che ci spiega come ha ragionato per mettere in difficoltà i concorrenti. Sì, è un terreno molto bello, è una faggeta molto bella, quindi con una visibilità molto buona, e ho scelto di fare delle tratte molto lunghe che mettessero in difficoltà i concorrenti. E una cosa è anche il dislivello, che sicuramente la renderà più dura e tecnica. Quindi Francesco Buselli ha cercato, o cercherà quantomeno, di mettere in difficoltà i concorrenti. Siamo proprio alle fasi di preparazione e di concentrazione da parte dei tanti atleti che prenderanno il via in questa prova long, quinta gara della stagione, valida per la Coppa Italia, come abbiamo già avuto modo di anticipare in apertura di questa nostra seconda puntata dell'Orienteering 2019 in onda, come sempre su Rai Sport. Qui, tornando ai protagonisti, caro Pietro, nella long c'è anche da tenere d'occhio sicuramente l'altoatesina Verena Troi del Terlano Orienteering Team, che è una veterana di questa disciplina e che è venuta apposta per questa gara. Sì, mi hai anticipato, Verena Troi, che è venuta qua e anche lei ha approfittato con tutta la famiglia, si è fermata e si è allenata nel Parco del Pollino, e poi oggi è qui perché c'è questa long distance che a lei piace molto. Eccola qua a partire con la maglia blu e con le righine bianche e gialla del Terlano, la società presieduta da Ernesto Rampado, che è un presidente appassionatissimo che tiene molto ai suoi ragazzi e lavora molto in Alto Adige anche per la promozione dell'orienteering nelle scuole. Dicevamo di Verena Troi, che sta preparando con una certa attenzione quelli che sono i campionati del mondo che si tengono in agosto, e dopo questa gara parteciperà alla 5 giorni di Oronzo di Cadore. Ma una delle possibili sorprese di oggi è Ilian Angeli, che si presenta al debutto nella categoria Elite, lui che viene dalla Toscana e ha già molto ben figurato nelle categorie giovanili anche a livello internazionale. Jessica Lucchetta in partenza, Orienteering Tarzo, dicevamo, Ilian Angeli col numero, l'abbiamo visto partire, numero 264, Folgore Orienteering, giovane molto interessante. Qui vediamo proprio anche un panorama di questa faggeta, no? Dove è stato allestito il tracciato da Francesco Buselli, che ha dichiarato appunto ai nostri microfoni di voler espressamente mettere in difficoltà, no? Quest'oggi i tanti concorrenti che sono arrivati qui nel Parco del Pollino per questa quinta prova di Coppa Italia. Qui ancora i panorami della zona, quindi si passava dal mare, insomma, no, al parco, alle faggete, ai boschi della Calabria, quindi varie sfaccettature di questa terra. Sì, siamo passati proprio da 0 metri sul livello del mare a 1800 metri sul livello del mare, un passaggio quasi traumatico per questi atleti, che il giorno prima sono stati in spiaggia e il giorno dopo hanno dormito con la coperta. Però concentriamoci in questo bosco, perché dobbiamo stare molto attenti a, come sempre, dove si mettono i piedi, perché nel bosco non si sa mai, un ramo, una radice, bisogna prestare massima attenzione. E come vedi, la corsa risulta più lenta, mentre ieri dovevamo essere molto veloci con la mente e con i muscoli, oggi i muscoli invece diventano un po' più lenti. Importante come in questo caso rallentare, far arrivare l'ossigeno al cervello, leggere e continuare. In questo caso Ilian Angeli è molto bravo a guardare la carta e guardare oltre. Ricordiamo che quest'anno Angeli è stato secondo nella long dei campionati mondiali studenteschi in Estonia nel mese di maggio, quindi insomma ha già dato un saggio delle sue possibilità, no?
Sì, è un bel talento, è un bel talento che adesso avrà l'opportunità di maturare delle esperienze anche in Scandinavia, perché uno degli allenatori della nazionale giovanile, Stefano Raus, è anche team manager di un importante team in Scandinavia e gli ha dato la disponibilità, ha aperto, diciamo così, la rosa, e quindi Angeli entrerà a far parte di questo team e avrà la possibilità di partecipare anche alle grandi staffette nordiche. Che per lui una grande carta da giocare. Assolutamente, Anna Caglio, eccola qua in azione, la ragazza della Polisportiva Besanese, molto soddisfatto di questa prova di Coppa Italia il sindaco di Saracena, Renzo Russo. Il piano di Novacco, evidenziato primo cittadino, ha dimostrato di riuscire ad organizzare al meglio questo tipo di manifestazioni sportive. Abbiamo fatto un bellissimo esperimento, ha continuato ospitando questi tanti atleti che sono arrivati qui, e le bellezze naturalistiche del Parco del Pollino hanno fatto il resto, quindi particolarmente soddisfatti insomma gli organizzatori. Samuele Tait, Grand Light Orienteering Team, anche per lui a tutta in questo momento nella parte di Bosco, va a punzonare ancora Samuele Tait, ancora altre fasi di questa prova di long distance in questo momento con gli operatori che, come sempre in questo caso, devono un po' correre. Samuele Tait, che è reduce da una fascite plantare, quindi non è ancora al meglio. Chi invece è al meglio, nonostante ogni tanto qualche attacco mi dice problemi con i tendini, è invece Verena Troi, che attualmente è sicuramente la ragazza più forte sulle distanze lunghe in Italia. Eccola qua, Verena Troi, allora in quadrata, come ricordava Pietro Ilarietti, si sta preparando, sta cercando di preparare al meglio ovviamente il campionato del mondo, seconda metà di agosto, per l'appuntamento ovviamente più importante della stagione dell'Orienteering, qui in salita, tanta fatica in questo momento per Verena Troi, Terlaner Orienteerungsläufer, e qui altre fasi, come dicevamo, di questa bella prova di long distance disegnata nel Parco del Pollino. Siamo in Calabria per questo evento di Orienteering 2019. Ivano Bettega invece in questo caso, GS Pavione, seguiamo la sua prova praticamente fino all'arrivo ormai, perché siamo alle fasi conclusive, no Pietro? Sì, siamo alle fasi conclusive. Per i più attenti vedremo che all'arrivo ci sono venute a salutare anche le ragazze di Calabria Adventure, questa simpatica iniziativa. Loro presentano la Calabria attraverso appunto l'esperienza sportiva al femminile. E qui invece siamo ancora su Alessio Tenani, Polisportiva Masi. Questa è già meno la sua gara, no? Rispetto alle sprint. Sì, meno la sua gara, però lui in Italia anche in passato ha vinto diverse middle e diverse long. È sicuramente un uomo di esperienza, quando parte non è mai un nome da sottovalutare, anche perché magari non sarà più così allenato da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista della velocità di pensiero e dell'interpretazione della gara è sempre uno degli atleti più da temere, insomma. Ancora una volta su Samuele Tait, Grand Light Orienteering Team, quindi sempre dal Trentino, anche per lui ultimissime falcate prima della linea dell'arrivo. Vedete, arrivano tutti un po' stremati, il gran caldo ha sicuramente fatto la differenza. Anna Caglio ancora, anche per lei, ultime fatiche prima di avvicinarsi al traguardo. Eccola qua la ragazza, Anna Caglio. Anna Caglio, che è una ragazza velocissima. Lei ad esempio ha vinto anche la Primiero Dolomiti Marathon in passato, quindi è una ragazza anche veramente... Quest'anno, anche se, quest'anno. Si è abissato il successo, sì. Ma ecco qua, attenzione, perché Ilian questo Angeli ragazzo potrebbe sorprendere tutti oggi, ed è primo posto, bravissimo Ilian Angeli dell'Orienteering Folgore. E dunque il volto imberbe e acerbo di Ilian Angeli col tempo di 1:32:19, Folgore Orienteering, abbaglia quanto il sole della Calabria e va a vincere il talento toscano, non ancora diciottenne, si aggiudica la prestigiosa vittoria nella categoria Elite, una long dura che insomma ha messo a dura prova veramente muscoli e testa di tutti gli atleti, e il bravissimo Ilian Angeli si è messo alle spalle atleti ben più quotati di lui, come il trentino Samuele Tait, che ha chiuso in 1:32:57, e il bolognese, l'abbiamo visto prima, Alessio Tenani, 1:33:08 della Polisportiva Masi, e a seguire Samuele Curzio e Ivano Bettega. Questo per quanto riguarda la prova
al maschile. Qui ormai siamo all'arrivo della Curzio, Lucia Curzio, e aspettiamo Verena Troi, perché anche lei sta facendo una grandissima prova e si potrà portare a casa ormai senza grossi patemi d'animo la vittoria qui in Calabria. Dunque per Verena Troi, eccola qui sul traguardo, nessuna sorpresa, vince Verena Troi 1:18:01 davanti a Francesca Taufer e a Jessica Lucchetta. Qui Ilian Angeli, Taite e Tenani, dunque i primi tre per quanto riguarda la classifica al maschile, e poi eccola qui Verena Troi, Francesca Taufer e Jessica Lucchetta, la classifica al femminile. Dunque brava anche Jessica Lucchetta, 1:31:36 dietro Anna Caglio e Martina Palumbo, e queste sono le premiazioni. Come sempre c'è anche il commissario Fiso, Sergio Anesi, lo vediamo inquadrato. E allora, come sempre in questi casi, andiamo a sentire l'intervista ai vincitori Ilian Angeli e Verena Troi, più proprio il commissario Fiso Sergio Anesi. La grande sorpresa di oggi è il volto fresco di Ilian Angeli. Chi sei? Presentati in due parole. Allora, io sono Ilian, vengo dalla Toscana e sono un atleta del gruppo sportivo Rientri in Folgore. Ho poco meno di 17 anni e oggi ho partecipato alla mia prima gara elite in assoluto. Te lo aspettavi? Sappiamo che hai anche ambizioni importanti, mondiali in vista. Aspettarmela non proprio, ero convinto che facendo una buona gara sarei potuto salire anche sul podio, ma di arrivare prima non me lo aspettavo più di tanto, però sono arrivato ed ero soddisfatto di mia gara e quindi ci credevo. A chi va questa vittoria? Una dedica? Allora, questa vittoria la voglio dedicare al mio coach Emiliano Corona. Verena Troi, è sempre difficile mantenere il pronostico, ma ci sei riuscita. Che pronostico? No, ho cercato di impegnarmi e il terreno e anche la distanza lunga mi vengono incontro e ho fatto una gara con calma e mi è riuscita bene. E di questa Calabria cosa ti rimane invece? Ma paesaggi bellissimi e gente molto gentile, veramente, boschi veramente vasti. Fagete, abbiamo visto anche i pini loricati, è veramente un paesaggio che merita. Il bilancio finale della manifestazione spetta a Sergio Anesi. Ma devo dire che mi è sembrato davvero un grande evento, organizzato bene, con un numero di partecipanti all'altezza dell'evento stesso, in un luogo che mi pare abbia tutte le caratteristiche per poter ospitare anche in futuro dei grandi eventi. Devo fare i complimenti al comitato organizzatore, che qui ha visto alcune regioni collaborare assieme. La bellezza dei luoghi si confà molto all'orientamento e credo che tutta Italia debba dare una mano affinché questo movimento possa crescere in luoghi che sono spettacolari e che possono significare molto per l'orientamento italiano. Allora Pietro, Ilian Angeli, prima partecipazione a una gara elite, prima vittoria, niente male, se buongiorno si vede dal mattino. Direi di sì, complimenti a lui, complimenti agli organizzatori di questa terra bellissima, terra di santi, di eremiti, di grandi percorsi, dei camminamenti, quindi ci sono tutti gli elementi. E siamo davvero in chiusura, grazie Pietro. A presto. E grazie anche a Roberto Lorenzi per il coordinamento tecnico.